Buongiorno, mi chiamo Loris Basso, sono lo chef della Duia Ristorante Vineria di Cirié in provincia di Torino. Oggi prepareremo un piatto che è un piatto tipico nostro piemontese e anche un piatto che è tipico del nostro locale, che è la guancia brasata al nebbiolo con una crema di patate dell'orto. Allora, abbiamo le nostre guance crude, le andiamo a mettere in teglia, un po' di olio extravergine, aggiungiamo del sale, le saliamo anche abbondantemente, pepe nero macinato al momento e un goccio d'olio. Adesso andiamo a chiudere le nostre guance, quindi utilizziamo il programma grill, parte il nostro preriscaldamento. Ok, il nostro forno adesso sta suonando, vuol dire che siamo pronti a infornare. Ok, il nostro forno suona, quindi vuol dire che il programma è terminato. Enrico lo tira fuori dal forno, le nostre guance, e continuiamo la ricetta. Andiamo a prendere le nostre guance appena scottate, andiamo a metterle in una teglia sempre gastronom, però più alta, per poter fare la cottura brasata. Qui aggiungiamo un soffritto di sedano, carote e cipolla saltato in padella con un goccio d'olio e lo distribuiamo bene sulla carne. Andiamo a mettere delle erbe aromatiche, quindi del rosmarino e della salvia, la spezia, in questo caso usiamo delle bacche di ginepro, che andrà a dare alla nostra salsa un bel profumo speziato. Del vino rosso, noi utilizziamo nebbiolo, tipico delle nostre zone. Colmiamo con dell'acqua fino a coprirlo quasi. A questo punto carichiamo il programma. In questo caso è un programma che ho creato io e che ho poi inserito nei miei programmi. E le cuociamo per 8 ore a 110 gradi, 100% di umidità, con ventola a 4. Quindi suona, vuol dire che possiamo partire col programma. Grazie Henry. Ok, adesso prepariamo la purea, la crema di patate che servirà da contorno alla nostra guancia, le nostre patate dell'orto, patate rosse di qua delle nostre valli, le facciamo cuocere in teglia forata a vapore per un'ora, dopodiché le peliamo e le schiacciamo in una pentola per poi andarle a condire. Adesso abbiamo la nostra patata schiacciata nella pentola, aggiungiamo del burro, sale fino, un goccio di latte, usiamo un latte intero, un goccio di panna da cucina e andiamo a mantecare la nostra crema. Ci portiamo un pochettino sul fuoco. Se vediamo che tira troppo, aggiungiamo un goccino di panna, perché poi le patate hanno una percentuale di amido che varia a seconda della stagione e del tipo di patata. Noi diciamo che usiamo sempre per fare la purea o gli gnocchi le patate vecchie, perché hanno una percentuale di amido un pochettino più alta, quindi legano un pochino di più. Le guance hanno finito la cottura, quindi hanno cotto 8 ore. E andiamo a togliere le nostre guance dalla salsa in questo modo. La salsa poi la andremo a filtrare e far ridurre. Adesso andiamo pure a impiattare, metteremo la nostra crema di patate che abbiamo preparato prima, la nostra guancia brasata. Per finire abbiamo la salsa che abbiamo filtrato e lasciato ridurre, e questo è il risultato. E nappiamo la nostra carne. Dopodiché finiamo con un ciuffo di rosmarino per ricordare il profumo. La nostra guancia brasata al nebbiolo, crema di patate e l'orto è pronta.